Ben ritrovati su Review. Oggi vi voglio svelare le applicazioni che ho sul mio smartwatch a cui non farei mai a meno e che trovo veramente smart e indispensabili. Partiamo con la prima, Bear si chiama. La trovate sull'Apple Store, è gratuita, totalmente gratuita. Andiamo a schiacciarla. Io l'ho tenuta praticamente qui nella schermata iniziale perché è veramente utile. Allora, se siete in giro e volete scrivere una nota oppure un appunto, eccetera, senza tirare il telefono o lo smartphone fuori dalla tasca, potete farlo da qui. Semplicemente, appena che schiacciate sull'icona, vi fa registrare la nota, ma altrimenti fate nulla e potete anche trovare le note vecchie, comunque aggiungerne una nuova. Devo ricordarmi di andare dal barbiere domenica prossima. Premete e vi si salva, come vedete. E questo potete utilizzarlo anche sull'iPhone, quindi scrivere una nota, delle password, qualche nota sull'iPhone e poi la potrete leggere direttamente qua e viceversa. Si può anche scrivere tra l'altro le note, quindi posso andare sulla nota, fare aggiungi e qua mi fa sia dettare sia scrivere tramite non dimenticarti. E così via. Poi c'è anche la possibilità della Flick Type Keyboard, che è una tastierina piccola, diciamo. Adesso qua la sta installando, ma non, diciamo che mostra la tastierina in modo piccolo. Potete scrivere, diciamo, senza vedere il contenuto di quello che scrivete, e poi lei vi dà dei suggerimenti per le parole. Però, siccome è compatibile con l'inglese, delle parole che magari voi scrivete, non so, casa, per esempio, non vi suggerirà casa, ma vi suggerirà parole in inglese, quindi cap, car, cap, eccetera. Quindi non la trovo molto utile per la lingua italiana. Prossima applicazione, anche questa scaricata sull'Apple Store dopo un'attenta ricerca, si chiama Koyomi. Spero di averlo pronunciato giusto. E non confondetela con qualcos'altro, però comunque è un'applicazione che io trovo veramente utile perché vi permette praticamente di avere il calendario sotto mano, sott'occhio. Quindi vedete i vari appuntamenti che avete e vedete anche in ordine tutti gli eventi. Non potete aggiungere direttamente da qua l'evento se non con l'applicazione calendario inclusa, che appunto, vabbè, mi permette di aggiungerlo solo vocalmente con Siri e non scrivendolo. Questa è una limitazione che ho riscontrato finora, ma non si sa mai che più in avanti si riuscirà a trovare una soluzione. Un'altra applicazione che ho trovato utile e a cui non farei mai a meno, oltre al calendario e a Bear, è anche l'applicazione Parity o Parity. Praticamente vi permette di visualizzare le pagine web. Ovviamente mi direte, ma caspita, sono schermo così piccolo, cosa ti devi visualizzare? Cioè l'iPhone. Avete ragione, si tira fuori l'iPhone, ma mettete caso che non avete l'iPhone sotto mano o non avete voglia di andarlo a prendere sul comodino in camera e siete in soggiorno e volete vedere un risultato di una partita, potete usare Siri, certo, ma potete anche guardare tramite questo browser. Ovviamente i video non funzionano le foto, si può. Adesso qua io sono andato su un portale di notizie, comunque è veramente utile. Andiamo a vedere altre applicazioni che ho scaricato e che diciamo reputo interessanti. Break the Balloon. Secondo me questo giochino qua è veramente un passatempo, soprattutto in sala di attesa o quando siete alle poste. Basta semplicemente premere, è un po' come Flapboard. Si deve andare a spaccare il pallone del palloncino che tiene il gatto e automaticamente una volta spaccato il palloncino voi potete proseguire. Come vedete, adesso così non sono neanche troppo allenato, andiamo avanti. Qua sono andato un attimo in alto e quindi ho perso. Sono molto bravo, poi soprattutto adesso che sto adoperando la smartwatch guardando dalla telecamera non riesco molto. Vabbè, comunque questo è un giochino veramente interessante, più andate avanti più riuscite a totalizzare punti. Andiamo.
There. C'è anche la musichetta che basta, se voi premiate e potete mettere mute, schiacciate e praticamente dovete saltare. Adesso qua ho sbagliato. Prendete le monetine, saltate e andate avanti. Adesso qua non ho saltato tenendo troppo premuto, perché se fate un press, diciamo, più a lungo, vi permette di saltare maggiormente. Adesso riproviamo. Ecco, avete visto? Anche prima, per accedere al disattivare l'audio eccetera, dovete fare un long press. Adesso vabbè, non sto qui a fare vari record, comunque è sempre un giochino passatempo che vi aiuta ad ammazzare il tempo. Eccolo qua, questo è l'ultimo giochino ed è il classico ping pong, diciamo, in cui vi muovete con la rotellina. Potete regolare la difficoltà, comunque vi assicuro che è un bel passatempo. Poi avete sempre l'orologio sotto controllo. Iscrivetevi al canale, così appunto siamo in tanti e farò altri video di questo genere. Mettete un like e lasciatemi nei commenti qual è la vostra applicazione a cui non fareste mai a meno, o anche più di uno.